Sognare si può, buongiorno. Buongiorno, facciamo il punto, buongiorno a te, buongiorno. Con il nostro ragionier Giuseppe Imperato, consulente piccole e medie imprese, nella speranza di poter insomma sempre avere qualche buona notizia, ma di solito sono sempre stazionario. Esatto. Un saluto a tutti voi che ci ascoltate e che ci ascolterete, naturalmente per ricordarvi che questa nostra puntata è riascoltabile, quindi tutti coloro che eventualmente non fossero disponibili ora potranno riascoltarci, e noi li salutiamo comunque. Un saluto anche a Francesco Murlo, che è già pronto e ci manda il suo ciao. Un saluto a tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto e alla nostra Gabri Rotirotti e a tutti gli altri. Prego. Invitiamo i radioascoltatori sempre a farci delle domande, altrimenti faccio il solito monologo che non ha, diciamo, grosse novità rispetto alle altre puntate precedenti, perché è proprio di oggi la notizia, quello che parlavamo venerdì scorso, dell'aiuto che dovrebbe essere poi dato alle attività e alle famiglie per quanto riguarda i rincari energetici, sarà deliberato oggi sui famosi 4 miliardi, vedere poi in che modo venga poi, secondo me viene distribuito attraverso uno sconto in fattura, in bolletta. E poi avrebbero previsto, sempre nel decreto che si farà oggi, un ulteriore fondo perduto per quelle attività che sono rimaste chiuse. Forse parliamo sempre delle discoteche, sale da ballo, locali notturni che sono chiuse, mi sembra, fino al 31 gennaio. Sì, sono le categorie ma saranno sempre i soliti 2.000-3.000, 5.000, poi sai, sono quelle, il solito piccolo contributo, chiamiamolo esatto, così. Esatto, anche perché adesso no, l'argomento clou di questo momento sono le elezioni del Presidente della Repubblica, per cui tutto il resto, diciamo, a parte Covid, perché adesso poi c'è pure il problema, votano da fuori, in macchina, quelli positivi, come li facciamo votare, bim bum bam, comunque Covid e Presidente della Repubblica, questi sono i due argomenti scottanti per ora. Diciamo che i radioascoltatori sono più informati di noi, anche perché poi noi purtroppo abbiamo altre problematiche, cioè io purtroppo li sento di strisce, di rimando ogni sera, ogni giorno, in macchina, ma i problemi comunque sono venuti al pettine, i problemi operativi o comunque le difficoltà operative di cui noi abbiamo sempre parlato nel periodo della pandemia, quando praticamente le attività un po' erano chiuse, un po' erano aperte, e per quanto strettamente riguarda il mio lavoro, l'agenzia di riscossione era stata ferma nella notifica dei vari avvisi, delle varie cartelle e quant'altro. Adesso l'attività è ripresa alla grande e ci sono già i primi disagi per parecchia gente che si è vista suo malgrado anche effettuare qualche pignoramento. Quindi sono già partiti anche i pignoramenti in alcuni casi. Pignoramenti e ipoteche, dove in presenza di possesso di alloggi nel caso di prima casa nulla di che, anche se questa evenienza, questa trascrizione in ogni caso impatta comunque anche negativamente soprattutto se il soggetto ha un'attività. Perché viene registrato dal sistema interbancario e quindi non è che viene stoppata l'attività o comunque l'erogazione del credito, ma comunque ci sono delle difficoltà. C'è qualche remora da parte della banca, non tanto nel voler proseguire il rapporto quanto nel sollecitare il cliente che già è affannato di suo, certo, di suo per il lavoro, per il mercato, a voler, diciamo, non dico ripianare totalmente, ma comunque a voler fare tutto, a voler porre in essere tutte quelle quelle operazioni, anche perché fosse anche la prima casa, per un soggetto che abbia un'attività di lavoro autonomo, anche per la banca costituisce una garanzia, però evidentemente lo Stato è un creditore privilegiato rispetto alla banca. Certo, assolutamente. E quindi
e quindi si creano questi ulteriori, perché non è tanto, si sa che il debito c'è, ma il disagio che poi accompagna, diciamo, questa fase ovvio, diciamo, non buona e non bella per l'utente, per il contribuente. E c'è anche da dire che, come abbiamo accennato, no, come hai detto tu in apertura, le incombenze tra il pregresso, che comunque magari ovviamente chi ha avuto purtroppo, più problemi continua ad avere, esatto, no, sulle spalle in più, gli aumenti in bolletta, eccetera, il fatto di non poter lavorare, poi di fatto è oggettivo che non si è più lavorato come prima. Perché a parte quello alcune categorie privilegiate che anzi hanno lavorato sicuramente di più, sì, ma sì, la media delle persone, anche dei professionisti, magari ne hanno risentito tutte le attività, dall'industriale alla distribuzione, forse, ma la distribuzione parliamo di ipermercati, quelle lì no, ma tutte le attività industriali, artigianali, quindi attività manifatturiere, e anche, se capisce, commercio o tempo libero, tipo quindi bar, discoteche, locali notturni o con più che altro sale da ballo e quant'altro, che comunque sono delle attività a tutti gli effetti, non è che sono, no, esatto. Secondo anche me le attività del tempo libero sono comunque attività economicamente e finanziariamente organizzate, quindi strutturalmente, esatto, organizzate, quindi capisci che anche loro forse adesso mi sembra che abbiano la chiusura fino al 31 di gennaio, anche se quelle attività che poi nel medesimo settore sono svolte sotto forma di circoli o associazioni, loro malgrado rischiano, perché dice noi non siamo una società, non siamo un'entità economica, rischiano che poi fanno la stessa attività, diciamo, di quelle lì che sono poi strutturate sotto forma di società o di ditte individuali o quant'altro. Però anche quello è un po' a rischio, e comunque sono le solite cose che poi possono creare comunque disagi sia per chi le esercita sia per chi ne usufruisce, ecco, voglio dire. No, esatto, quello che magari alle volte si dimentica, no? È che anche le attività che sembrano meno importanti, come tra virgolette, no? Quelle, come dicevamo prima, legate al tempo libero o legate a aspetti che possiamo definire idealmente superficiali, in realtà non sono questo, perché dietro a ogni attività c'è il lavoro di una famiglia, c'è il mantenimento di persone, detto, e come dicevi giustamente tu, lavoro, no? Cioè, quindi alla fine, anche se parliamo di ballo, anche se parliamo di discoteche, no, anche se parliamo di spettacolo che ha patito tantissimo negli ultimi anni, poi non parliamo solo comunque poi cinema, diciamo, anche esatto, teatri, cinema, parliamo di attività di persone che comunque vivono, vanno esatto, a comprare, hanno necessità, hanno quello di certo, quindi certo, non è che parliamo di cioè, vabbè, però puoi anche non andare a ballare, non è questo il punto, no, è quello che sta dietro, esatto, è una filiera di attività di servizi, quindi, ma che coinvolge poi anche teatri, cinema, esatto, luoghi di ritrovo, quindi è tutto collegato, ecco. Sì, e quindi oltre c'è una fetta del PIL che anche quella è degna d'attenzione, assolutamente, quindi va salvaguardata anche quella. Probabilmente faranno qualche ristoro su queste attività, perché hanno parlato di qualche ristoro. La cosa singolare che ho sentito, ma anche di sfuggita stamattina per radio, è che comunque per le società fornitrici non sarà applicata la maggiore, perché si prevede una maggiorazione dell'IRES, dell'imposta, oltre a certi limiti di reddito, una piccola maggiorazione, però chissà perché per le società fornitrici di energia detta maggiorazione non sarà applicata. Ecco, l'ho sentito stamattina, di sfuggita, sempre per radio, sono quelle notizie che le danno una sola volta e basta. Eh sì, perché nelle ore un po' che magari sono un po' meno seguite, esatto, dici tu. Ma questo per, secondo me, un po' per ringraziarsi, perché chiaramente le società fornitrici in una nazione sono, si contano sulle dita di una sola mano, le società fornitrici di energia, di materie prime. Ovvio, che parliamo, servono alla generalità della popolazione, quindi parliamo di luce, gas, acque, dotte e quant'altro, ecco, voglio dire. Gli aumenti che più, diciamo, impattano adesso in questo momento, soprattutto anche sulle famiglie e sui privati, sono luce e gas.
Sì, però in automatico l'aumento di luce e gas significa che noi a breve... In automatico si è ribaltato, si è già ribaltato, esatto. Sabato scorso avevamo detto sul caffè, ma si è ribaltato, ho notato in questa settimana, anche perché sono cominciate ad arrivare le prime bollette, già gravate degli annunciati aumenti, e quindi si sono già ribaltate sul prezzo finale al consumo di alcuni generi, ecco, sia alimentari che non. Assolutamente sì, perché come non so se te l'avevo detto fuori onda, adesso mi metto i fatti miei, però l'ultima bolletta che mi è arrivata, sì. Avevo un importo 4 volte superiore, sì, a quello normale, medio del mio consumo, per cui non parliamo di cose da poco. Poi mi hanno detto ma sì, conguaglio o non conguaglio, probabilmente, in realtà... si pensa che poi questi famosi 4 miliardi di cui hanno parlato, si pensa a ridurre un po' di imposte gravanti sulla fornitura stessa, quindi che a livello di accise, IVA non credo, a livello di accise, a livello di trasporto dell'energia, quelle cose lì, ecco. Esatto. Che però poi questi soldi vanno a favore del, perché poi questi 4 miliardi andranno a favore di sicuro delle imprese, diciamo, produttrici e distributrici di energia. Non possono, sì, quindi andare. Poi alla fine. Ritengo che, perché avevo sentito anche un'altra notizia del genere, che possano essere poi, diciamo, assorbite in questo modo qui, quindi con una riduzione degli oneri, bisogna vedere di quanto, ma resta comunque uno sbalzo significativo rispetto al mese scorso, all'anno scorso, a quelle che poi sono le nuove bollette o comunque i nuovi consumi fatturati adesso in questo periodo. Assolutamente concordo. Quindi, tra l'altro leggevo, non so se mi puoi confortare in questo, anche lì non so se è una bufala, sono quelle cose buttate lì, però leggevo un articolo che diceva che in Germania, se non erro, lì è previsto prossimamente l'intervento sull'IVA, che verrà portato dal 19 al 7-8% per rilanciare l'economia, no? No, è giusto. Che è sarebbe giusto. Un'operazione è perché diminuisce, sana, allora, esatto. È giusto, perché invece diminuisce l'aliquota, diminuisce il prezzo al consumo, perché l'IVA praticamente si ribalta, è a carico del consumatore finale. Cioè, certo. Di noi privati che andiamo a comprare i generi alimentari, andiamo a comprare i servizi, andiamo a comprare le fonti di energia, eccetera, eccetera. Quindi l'IVA noi siamo quelli che noi la versiamo nelle casse dell'erario. Fondamentalmente noi non abbiamo, sì. Ecco, certo. Noi non abbiamo il diritto di rivalsa a monte, cioè per le aziende si chiama diritto di rivalsa, cioè io fatturo l'IVA, poi mi scarico l'IVA che mi fatturano i miei fornitori e quindi verso le differenze. Noi invece ce la assorbiamo tutto come consumatori, certo. Finali, chiaramente un'attività professionale è diversa, almeno la mia, ma per tutti. È chiaro che abbassando l'aliquota IVA si abbassano giustamente si abbassa il prezzo al consumo, con un incremento, data la possibilità di diciamo di spesa del salario del cittadino finale utente, con un incremento degli stessi e quindi un maggior gettito. Esatto, perché poi perché se facciamo l'IVA, girare poi... non ci dimentichiamo che il 22% viene caricato sul prezzo, quindi se un prezzo costa 10, al pubblico costa 12,2. Ecco, quello è il... No, esatto, questo è fondamentale, no? Poter magari pensare di intervenire sull'IVA, è vero che lo Stato ha bisogno di gettito, ma è anche vero con questo si che, incrementa esatto, che secondo me sarebbe una bella spinta, sì, a patto che vengano, però ci sia fatto un po' come non bisogna fare, perché in Italia c'è stato questo, che quando è stato introdotto l'euro lì è mancato il controllo da parte dell'autorità, perché al minuto hanno trasformato repentinamente dal 1 gennaio 2002 le 1000 lire in un euro, quindi hanno raddoppiato il costo dei prodotti, sì. Quindi un abbassamento delle imposte deve far sì, soprattutto dell'IVA, che è un'imposta indiretta di consumo, che è diretta poi al consumo generalizzato, devono far sì che però ci sia la sorveglianza
che ci sono gli enti preposti, ci sia sorveglianza sul prezzo finale applicato alla vendita. Certo. E non è che io posso mantenere gli stessi prezzi avendo un'IVA, se no... chiaramente. Quello è fondamentale, perché sennò parliamo sempre di nulla, quindi rimane invariata con un minor gettito. Voglio mandare un salutone al nostro Teo Barbetta, buongiorno, lui ci chiama dalla Francia, come va lì ragazzo? E come va in Francia? Avevamo con lui parlato al tempo, diciamo, del lockdown, alcune situazioni estremamente diverse. Chiaro. Dal loro punto di vista. Ma non so, ci sono anche lì notizie alterne che indicano, almeno da quello che ci dicono qui in Italia, che comunque all'estero sono più, diciamo, è più diffusa l'epidemia, però poi... No, vabbè, io parlavo dell'aspetto più legato fiscale e economico, nel senso che loro hanno avuto periodi di lockdown, però comunque noi invece abbiamo subito l'anno scorso, 2 anni fa, nel 20 e l'anno scorso, diversi periodi proprio di stasi totale, è quello che ha influito negativamente. Esatto. Perché poi da un canto hanno detto sì, è aumentato il PIL, però dall'altro canto anche organismi internazionali autorevoli hanno comunque rilevato che non basta, è chiaro che non basta, perché la matematica sono numeri. Se io parto col 20 a un meno 10, 12, 16, devo lavorare più 16 punti per portarla a zero e poi, certo, e poi salire. No, è evidente che comporta non possiamo... uno sforzo, che però dietro questo sforzo, quindi aumento del PIL vuol dire aumento del fatturato di una nazione, quindi aumento anche di ricchezza, deve essere supportato da quelle che io chiamo sempre auspico di riforme strutturali proprio effettive del sistema tributario e del sistema contributivo e un po' anche del sistema, si capisce, se abbassiamo le imposte, anche del sistema dei prezzi, della salvaguardia, cioè del controllo dei prezzi al minuto, perché altrimenti non è vanificato l'intervento. Ovvio, è evidente che ci deve essere un controllo, perché altrimenti non ha nessun senso, vantaggio, perché chiaramente si deve allo stesso modo, così che l'autorità preposta negli altri stati, quando quelli che sono passati dalla moneta tradizionale, moneta locale, l'oro, all'euro, c'è stata, soprattutto nell'est Europa, c'è stata la sorveglianza dello Stato nel passaggio dei prezzi dalla moneta prima ufficiale all'euro. Certo. Considerando che, si capisce, l'euro può andare bene per le economie un po' più forti, ma non va bene per le economie un po' dei paesi dell'est, cioè dove hanno mantenuto la loro moneta, ecco, anche perché sarebbe stato estremamente, diciamo, disastroso e svantaggioso il passaggio dalle monete locali all'euro. Però questo può essere, cioè in Italia può verificarsi, ma a patto che vengano, si può farla anche si dovrebbe fare l'abbassamento dell'IVA, perché si invoglierebbero i consumi, si spingerebbero i consumi, però ci deve essere un organismo di vigilanza. È chiaro che e tu lo sai, in Italia mai è difficile che troviamo in qualche negozio che i prezzi vengano abbassati. Non l'ho mai visto. È improbabile. Sì, effettivamente non è cosa che capiti. Lì il punto di rottura c'è stato proprio quando è stato introdotto l'euro, quindi parecchi disagi sono dovuti soprattutto a quello, perché non hanno applicato l'effettivo cambio sulla vendita al minuto, e quindi al consumatore finale dei valori, così come, diciamo, stabiliti per il cambio. Quindi come dicevamo, le 1.000 lire sono passate a 1 euro, quindi raddoppiando di fatto il costo finale, quindi, esatto. Sì, assolutamente. Voglio fare ancora un saluto al nostro Rosalino Granata, voglio anche salutare Carlo Alberto Francesconi di Istrioni TV, che ci sta seguendo e ci manda i suoi saluti, grazie a tutti voi. Io vi esorto sempre a farci delle domande, perché altrimenti, come giustamente diceva il nostro ragionier Giuseppe Imperato, purtroppo il bollettino non è mai positivo, no, cioè, nel senso, abbiamo sempre assaggi.
esatto, delle è abbastanza, d'altra parte non è che stagnanti. Non è confortante, non è, guardando poi nello specifico la situazione, non riesco, potrebbero riuscire, per carità, essendo noi almeno si spera dotati ancora di sovranità e autonomia, adottare quei provvedimenti che non devono essere in contrasto col, per carità, con norme di diritto europeo eccetera eccetera, ma devono salvaguardare e avere per come scopo ultimo il bene e la prosperità di tutti e della nazione, mentre invece comunque si continuano, a mio modesto parere, ad adottare sempre quei provvedimenti che anziché, diciamo, migliorare, peggiorano la vita. Parliamo sempre del cittadino comune e di noi che siamo piccoli, diciamo, operatori economici del tessuto sociale. Esatto.